E ieri, domenica 14 novembre, si è svolta l'inaugurazione della nuova sede della sezione di venaria della Croce Verde Torino, pubblica assistenza associata ad ANPAS. Domenica 14 novembre la sezione di venaria reale della Croce Verde Torino, pubblica assistenza associata ad ANPAS, ha inaugurato la nuova sede in via Don Sapino. La sezione di venaria nacque nel 1979, ma la sua sede è più volte cambiata nel tempo. Dopo circa un anno di lavori di ristrutturazione, ora i volontari venariesi e i dipendenti dell'ente possono contare su locali rinnovati e certamente più funzionali all'intensa attività da svolgere lungo le 24 ore delle giornate, 7 giorni su 7, come accade in tutte le sedi dell'associazione a servizio del territorio. È sempre importante quando inauguriamo delle nuove sedi, ma siamo ancora più contenti quando la sede in questione riguarda la Croce Verde. È da anni che la Croce Verde Venaria opera nella nostra città e ringraziamo tutti quanti i vertici, tutto quanto l'ente per aver voluto credere nella nostra città ed investire in Venaria. Tanto è vero che questa bellissima sede che ho avuto la fortuna di apprezzare qualche settimana fa rappresenta un'eccellenza per il pronto intervento nella nostra città. È un'area questa importante, destinata a crescere, abbiamo vicino il poliambulatorio e la nostra città ha candidato l'area qua accanto per il PNRR a farla diventare un hub della sicurezza e del pronto intervento. Non solo Croce Verde, ma anche Vigili del Fuoco, anche Protezione Civile, per dare una risposta alla città e anche a tutto il territorio, il nostro distretto di comuni qua limitrofi, che si appoggiano su questa realtà di venaria. La sezione di Venaria copre una postazione del sistema di emergenza sanitaria 118. Sono a disposizione in totale 5 mezzi di soccorso per servizi di emergenza e per i servizi di trasporto sanitario non urgente. Recentemente è stato messo a disposizione della sezione un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto disabili, così da garantire un ulteriore supporto alla cittadinanza. Circa 90 i volontari che compongono la sezione, che insieme ai dipendenti svolgono oltre 2.500 servizi di soccorso e 500 servizi di trasporto all'anno. Da aprile scorso è stata poi costituita anche una squadra volontaria diurna per i servizi privati e trasporti di istituto. Uno dei principali impegni di Croce Verde Torino è quello della formazione, non soltanto verso i propri volontari, ma anche a tutta la cittadinanza. Venaria è stata una delle prime sezioni della Croce Verde di Torino. La Croce Verde di Torino da sempre lavora con grande autonomia nei confronti delle proprie sezioni e Venaria in questo modo si è sempre comportata in maniera assolutamente efficiente. Abbiamo anche grande prova di grande dinamismo del volontariato di questo territorio che proprio in questa occasione ha messo tutta la sua forza e tutto il suo impegno per arrivare a questo grande obiettivo. È una bellissima sede in una bellissima città, importante, importante da un punto di vista turistico, importante da un punto di vista logistico sul territorio torinese. Siamo assolutamente contenti di aver fatto questo impegno anche a livello economico, in quanto abbiamo lavorato costantemente col territorio, con le istituzioni del territorio che ci hanno autorizzato a fare quest'opera, che speriamo continuerà per molti anni nel tempo. Negli ultimi anni la Croce Verde Torino si è impegnata a fornire formazione di primo soccorso nelle scuole e nelle aziende della città metropolitana di Torino ed è presente nelle piazze con i propri volontari in occasione di eventi per avvicinare la popolazione al mondo e alla cultura del volontariato, del primo soccorso e delle buone pratiche in campo sanitario.